fortuna che sono alto. Una giornata particolare per l'amministrazione comunale di Capolona in questo 8 febbraio 2015. Beh, sono 3 anni dalla morte di Gustavo Soldini, un personaggio importante per Capolona in particolare, ma non solo, per Subiano, per Anghiari. Vogliamo ricordare stamani, appunto a 3 anni dalla sua morte, ricordarlo come figura storica importante che ha determinato lo sviluppo di questa realtà, dedicandogli questo parco qui nel centro di Capolona. Quindi anche dal punto di vista umano che vogliamo ricordare questa persona che è stata determinante per la vita di molti di noi. Diciamo che forse se non ci fosse stato il Soldini, la fabbrica anche del Soldini, forse Capolona non sarebbe neanche così com'è, forse non ci sarebbe neanche stata, sarebbe stato un piccolo borgo, no? Ma sicuramente non sarebbe così com'è, anche perché poi la fabbrica ha determinato lo stile di vita, i tempi della fabbrica sono i tempi di vita e quindi anche questo è un fatto sociale determinante. Forse venivano altre fabbriche, sicuramente in quegli anni lì c'era uno sviluppo in tutta Italia, il boom economico, quindi poteva sicuramente venire qualcos'altro, ma non sicuramente una fabbrica che ha così determinato la vita, non solo lo sviluppo economico, ma anche la vita, la cultura di questo territorio, perché noi abbiamo una cultura a Capolona, una cultura operaia, lo si vede da come ci muoviamo, da come gli stili di vita, da come la sobrietà sia una delle caratteristiche del territorio dei capolonesi. Ecco, questo credo che sia una caratteristica che viene poi dalla fabbrica, del lavorare insieme, del lavorare, del valore primario del lavoro e dell'impegno quotidiano. E questo è l'insegnamento di una fabbrica che ha così fortemente determinato la storia di questo paese. Da un sindaco quale Alberto Ciolfi a un ex sindaco, perché negli anni 60 fu sindaco. Beh certo, insomma, noi lo ricordiamo come amministrazione comunale, in primo luogo come ex sindaco, insomma. Abbiamo ricordato gli altri sindaci, uno dei primi sindaci a Castelluccio che è Gori, ma abbiamo a Castelluccio sempre ricordato come amministrazione comunale anche Giampaolo Dicembrini. Credo che sia importante ricordare anche una persona che è stato 10 anni di sindaco, ha vinto 3 elezioni in un contesto ideologico molto molto diverso da quello attuale, in cui la contrapposizione era forte sia in fabbrica che fuori. Lui è democristiano, in un comune che notoriamente era sempre stato comunista, riusciva comunque, il padre padrone che si riversava non solo nella fabbrica ma anche nel territorio, ma questo è anche un ricordo, nel senso che quello che è la cifra della storia di questo territorio, che è importante per una identità di questo territorio, credo che sia sempre importante ricordare i suoi uomini che l'hanno determinata. Rossano Soldini, un ricordo di suo padre che ha dato moltissimo a Capolona, qual è il primo ricordo che le ritorna in mente? Il ricordo che lui diceva che ha insegnato ai cinesi a lavorare, perché lui lavorava esattamente 16 ore al giorno e quindi lui è campato e vissuto molto più di quello, era una battuta che faceva. Poi chiaramente una persona di una rettitudine estrema, è una persona che tutti ricordano volentieri perché credo che abbia fatto moltissimo per questo paese, sia come sindaco che come, soprattutto come imprenditore. E quindi il ricordo è sicuramente vivo ancora, anche se sono solo 3 anni che è morto. Le chiedo, per lei figlio, è impegnativo portare avanti, portare sulle spalle il nome del padre? Oggi non è solo quello, perché avere da difendere il nome di un uomo di questo calibro, perché a livello anche nazionale era molto conosciuto nel settore, è un impegno enorme, soprattutto oggi in una situazione che tutti voi conoscete, ben conoscete. È meglio non aprire i giornali, altrimenti ogni giorno sentiamo che delle notizie incredibilmente negative. Quindi è un doppio impegno che con grande sacrificio portiamo avanti e speriamo con successo.
realtà quella del calzaturificio Fratelli Soldini e soprattutto anche con Gustavo Soldini, che interessa anche Subiano. Ma vorrei ricordare una cosa che è importante: di là, da questo parco, c'è Ponte Caliano. A Ponte Caliano nasce la prima fabbrica dei Fratelli Soldini, anzi non era Fratelli Soldini ma era proprio Soldini, ed è l'Adria. Sì, è vero, la famiglia, il padre di Gustavo Soldini, io non... Purtroppo non l'ho conosciuto, la persona l'ho solo sentito parlare, e anzi questa è stata un'occasione per cui mi sono anche messo un attimino a conoscere un po' quello che aveva fatto, e ho visto che effettivamente è stato una grande persona, perché sì, è vero, lui nasce come calzolaio, suo padre di là di Ponte Caliano, che è dirimpettaio di Capolona, però ha costruito la sua fabbrica qua in Capolona, ma a parte dove risiedono i suoi, dove vivono, però l'importante è quello che ha dato una grande svolta negli anni 60, 70 e 80 a questa comunità, a questa zona qua, perché ha creato tantissimo lavoro e ha permesso già subito dal dopoguerra di uscire da una grande crisi che queste terre attraversava. E perciò bisogna dire veramente grazie a questa persona, perché col la sua grande intelligenza, il suo grande lavoro, la sua grande dedizione, unire il mondo imprenditoriale con il mondo della politica, perché ricordiamo che è stato anche sindaco di Capolona per 10 anni, ha permesso di dare un grande sviluppo, una spinta economica a questo territorio, che è importante. Insomma. Imprenditori che creano lavoro e danno lavoro. E in questo periodo è molto difficile essere sicuramente anche imprenditori, perché generare lavoro e creare ricchezza è veramente difficile. Sicuramente gli anni erano duri, difficili, però ha creato tanti posti di lavoro e ha permesso a questo territorio di essere più ricco, e perciò è cresciuto. Ma non solo qui intorno, secondo me l'azienda che è costruita si è allargata nella provincia, secondo me anche a livello nazionale, perché il calzaturificio Soldini è conosciuto penso in tutto il mondo. Sindaco La Ferla, in questo caso abbiamo un incontro a tre, potremmo dire, perché qui c'è una storia che ha interessato tre territori. Intratevere Tarno, potremmo dire anche questo, ma sono Capolona, Subiano e Anghiari. Sì, proprio veramente Intratevere Tarno in questo caso, che poi è la nostra storia, quella della Val Tiberina. Per Anghiari è importante esserci, ci sono dei cittadini anghiaresi, dei dipendenti ed ex dipendenti della Soldini. Per noi è stato un passaggio storico per Anghiari, una cosa importantissima che ha caratterizzato decenni e decenni e tante generazioni di anghiaresi, per cui era doveroso e con piacere venire a ricordare Soldini, che tanto ha fatto per Anghiari, e quindi non potevamo mancare. La famiglia Soldini ha rappresentato un pezzo di storia di Anghiari, che è ancora viva. Qui con me ci sono dei concittadini, però credo che il ringraziamento, a parte presente alla famiglia, vada anche fatto ai dipendenti, agli operai che hanno fatto sì che poi tutto ciò si avverasse, perché ad Anghiari proprio i lavoratori erano quelli attaccati e sono qui presenti proprio per questo attaccamento all'azienda, al lavoro, a tanti anni, decenni. Ogni famiglia aveva un dipendente alla Soldini, per cui credo che sia necessario anche ricordare tutti coloro che hanno fatto sì, insieme all'imprenditore lungimirante e sicuramente una capacità superiore alla media, ricordare anche loro. Il mio ringraziamento ovviamente è quello di avermi dato la possibilità di essere presente, perché con me, quando il sindaco indossa la fascia, parla a nome di tutti i suoi cittadini, quindi è un atto dovuto. Con grande piacere ho partecipato e quindi parlo a nome di tutta Anghiari, non parlo mai a livello personale proprio per questo. Per cui rinnovo i ringraziamenti, però ricordo anche coloro che hanno lavorato con la vostra famiglia e col vostro babbo. Guardo i Soldini che ho davanti, che credo siano stati una grande risorsa. Rimasti veramente sorpresi e orgogliosi di questa vostra presenza, che veramente ci dà una spinta per il futuro e il presente, che tutti ben conoscete, che è pieno pieno di difficoltà. Quindi noi ce la mettiamo tutta, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti,
e noi faremo sicuramente l'impossibile perché questa realtà che mio padre con i suoi fratelli ha creato molti anni fa possa continuare. E la soddisfazione di oggi è anche rappresentata da due persone qui presenti che lavoravano quando nacqui io, purtroppo anch'io ho 70 anni, e quindi erano presenti allora come ora. Certamente avevano qualche anno di meno perché allora si cominciava a lavorare molto presto. Cosa dire di Gustavo? Tutti lo conoscete, era un personaggio unico perché viene ricordato anche dagli avversari politici quando diventò sindaco. Abbiamo una foto della fabbrica appena fatta negli anni 50 e c'era solo la fabbrica, non c'era nessuna casa intorno. E quindi lui ha contribuito e ha spinto affinché tutti i dipendenti potessero avere una casa e mi risulta che abbia prestato i soldi senza interessi. Quindi oggi è una cosa più unica che rara nel mondo di oggi. Comunque le difficoltà sono tante, non sto a dirle perché non voglio tediarvi e oggi per noi è un giorno di festa, quindi ringrazio tutti di nuovo i sindaci che presenti e ovviamente tutti voi che vi consideriamo noi amici. Non sto a entrare nel merito di chi più e di meno, siete tutti amici e vi ringraziamo veramente di cuore. Grazie ancora e grazie sindaco. Marco Soldini e Sereni per quanto riguarda naturalmente la Camera di Commercio di cui ne è presidente. Credo che Sereni avere qui davanti Marco Soldini che rappresenta una storia di un territorio sia di buon auspicio anche per la Camera di Commercio e per tutti gli imprenditori. Assolutamente, questo di questa mattina è un grande insegnamento, cioè Gustavo Soldini è partito in un immediato dopoguerra in un momento estremamente difficile, molto più complicato di questo, e ha messo tutta la sua energia per dare vita ad una azienda che oggi è assolutamente importante non solo in Italia ma nel mondo e che ha dato un contributo essenziale, fondamentale a un territorio come quello di Capolona, Subiano e di Anghiari. Marco, questo riconoscimento che ti viene da Capolona, un riconoscimento dai capolonesi naturalmente visto nel sindaco anche, ma dai subianesi, dagli angheresi, per te che sei cresciuta pane e fabbrica Soldini. Sì, è veramente un momento molto commovente, anche perché non nascondo che il babbo ci manca più ora di quando è mancato 3 anni fa. Ricordiamo sempre tutte le sue massime che erano improntate a uno stimolo per il lavoro. Per il lavoro e per la correttezza e l'onestà, a tal punto che lui, era un aneddoto, diceva che bisogna essere onesti non per indole ma per speculazione, perché alla lunga paga sempre, quindi l'obbligatorietà di essere onesti. Senti, io mi ricordo molto bene il tuo babbo perché comunque sia lui riconosceva sempre i suoi dipendenti, anche se erano andati in pensione, anche i figli dei suoi dipendenti, cioè sto parlando per me. Quando ti incontrava ti faceva una festa che era incredibile e pensavi magari a 90 anni si è dimenticato e invece no, lo trovavi magari vicino al Duomo e lui ti salutava. È vero, è una tradizione di famiglia che continua. È vero, con te sicuramente ma anche con tuo fratello. Ho ricercato le immagini dei suoi 90 anni. Per ricordare naturalmente che oggi c'era questa manifestazione e ancora ho rivisto in quei suoi 90 anni un fuoco di energia incredibile, poi è venuto a mancare a 94, sì. Ma ancora era come se fosse veramente attivo. Mi ricordo ancora quando parlava delle scarpe che aveva avviato come progetto perché anche lui aveva delle necessità, quindi una persona veramente incredibilmente giovane. Ha fatto dei sacrifici incredibili, solo pensare di andare a comprare il cuoio in bicicletta a Firenze facendo la consuma, portando la scarpe ai clienti e tornando indietro in bicicletta con il cuoio. Il babbo ha lavorato fino a dicembre dell'anno prima che morisse, quindi è mancato solamente 2 mesi al lavoro. Ma ci fa piacere naturalmente incontrare sempre Marco al bar come facciamo sempre, sì. Questa è proprio quella tradizione di famiglia che dicevi, ma anche il rapporto bello che si instaura naturalmente con tutta la gente, forse è il valore umano che conta. Sì, poi abbiamo dei collaboratori formidabili, formidabili perché dediti al lavoro, si impegnano e hanno come riferimento quelli più anziani che ancora sono qui.
Allora, Giulia e Alberto sono i nipoti di Gustavo, i figli di Marco. Ragazzi, che vi ricordate di questo nonno? Beh, è sempre stato una persona molto determinata, molto decisa, molto seria, e tutto quello che abbiamo lo dobbiamo a lui e a tutto il sacrificio che ci ha messo in tutta una vita, dal primo all'ultimo giorno sicuramente. C'è solo da sperare di avere almeno un quarto della stoffa che ha avuto lui, sicuramente. Questa è Giulia, lui è Alberto. Alberto, il nonno nonno, non imprenditore, il nonno che forse quando eri piccolo già lui era un po' anziano. Il nonno nonno purtroppo l'ho conosciuto poco, perché era sempre molto impegnato col lavoro e la gestione della fabbrica. I pochi momenti passati con lui sono e saranno indimenticabili, e purtroppo sono rari. È stata una guida sia come nonno imprenditore che come nonno nonno, per l'amore che ha dedicato a tutta la sua famiglia e ai nipoti e anche agli operai. È una figura importante e molto pesante, anche perché diciamo il progetto per il futuro è riuscire a fare almeno un quarto, come ha detto mia sorella, di quello che ha fatto lui, però ci proveremo con tutte le forze. Senti, la radice è buona, il babbo e la mamma pure, quindi credo, ragazzi, adesso tocca a voi naturalmente prendere in mano le redini di tutta questa nostra vita. Insomma, speriamo bene, grazie. Ciao. Beppone è il parente De Gustavo. Allora, quando ho visto Rangiovanotto, lo mette a lavorare e a scegliere le pelli, quelle che lui portava in bicicletta quando era più giovane. È vero o no, Beppone? Ma te che ti ricordi? Dico che mi ricordo tutto, mi ricordo, e la memoria ancora che lo è. Ma mi ha fatto cominciare ad andare con lui a Torino a scegliere i pelli, che avevo 12 anni, ero pantaloni corti. Allora, per andare avanti in questo nostro futuro di imprenditoria, questo ho voluto che tu ricordassi, e naturalmente a un sindaco anche, che cosa gli dobbiamo dire? Che cosa ci vuole naturalmente? Determinazione, passione? Ci vuole tanta passione, tanta volontà, e cosa che allora c'era, perché bastava avere la volontà e la forza, che dopo tutto il resto non c'erano problemi. Oggi c'è problemi anche per il dopo. Però perché le cose possano continuare ci vorrebbe che fossero sempre industriali e discendenti, con le solite idee, con le solite da portare avanti. E oggi non lo so se è così per tutti, perché a livello sia operaio che impiegatizio è molto diverso di 50 anni fa. Senti, tu sei entrato qua? Io sono entrato nel 1945. Il mio babbo è arrivato nel 1946, lavorava a banchetto anche lui, no? Perché lo voleva, dice, ma non è che mi potresti fare prendere da fare il falegname? Dice, no, ti prendo in fabbrica, quindi vedi com'era l'imprenditore, perché doveva fargli le finestre, le porte, capito? Quindi la cosa è, però ecco, vedere queste persone che effettivamente hanno fatto la storia, ma che ancora non si sono dimenticati di quello che è voluto dire anche un imprenditore in questo 2015. Ma sì che è importante, perché a me mi affascino sempre quando sento raccontare queste storie. Io me le faccio sempre raccontare dalle persone anziane che hanno fatto, che hanno costruito questo paese, non ci dimentichiamo, sono loro che hanno costruito questo paese, che ci hanno portato questa ricchezza qui. Cioè, a 12 anni lavorare, cioè, ci rendiamo conto, 12 anni. Ora fino a 30 anni abbiamo persone giovani che non vanno a lavorare, che purtroppo non c'è lavorare. Il manifatturiero è stato dato un colpo di spugna, è stato stracciato in Italia. Peccato, perché sarà grandi imprenditori. La famiglia Soldini e Gustavo hanno creato un know-how qui intorno che è impressionante. Basta vedere i piccoli calzaturifici che sono sorti e nascono e tuttora ancora sono fiorenti. È chiaro, le grandi industrie di un tempo non ci sono più. Purtroppo, ripeto, il manifatturiero, la globalizzazione, la concorrenza ha tutto stracciato. Però sentire lui che partiva a 12 anni, andava a scegliere le pelli, cioè, ma questa cultura qui, ma dove la ritroveremo? Cioè, ma noi non sappiamo neanche cosa vuol dire guardare una pelle, sapere se è buona, se non è buona. Come facciamo? Conosciamo la plastica, al massimo sentiamo se è buona o non è buona quella. Cioè, ma veramente è impressionante questo. Però bisogna ringraziare queste persone qui che hanno avuto il coraggio. È vero che si veniva da un periodo del subito dopoguerra dove penso che era tutto distrutto, tutto a terra, però hanno abbandonato il mondo rurale, perché il territorio qui era prettamente contadino,
abbiamo lasciato la zappa, i padroni erano quasi ridotti probabilmente anche a schiavitù, certi tipi di persone, si sono prese, sono andati in una fabbrica a prendere macchinari e hanno imparato e sono diventati imprenditori e grandi persone. Questo vedi, grazie veramente a queste persone. E hanno fatto grande anche Santa Croce. È vero o no? Sì, perché noi, la ditta Soldini, c'è stato un periodo che aveva 3 concerie personali proprie e quindi anche il fatto che siamo potuti andare anche avanti nel tempo è stato anche quello di prodursi la merce da sé, comprare le pelli all'origine in pelo e portarle a Capolona belle finite, pronte per fare le calzature. E quindi risparmiavi 3-4 passaggi, che eri obbligata a avere dei costi più alti, e questa può darsi che sia anche una delle forme che ha permesso della ditta di continuare ancora più di altre che non ce l'hanno fatta. Oggi si parla... Questa era la visione di Gustavo Soldini. Era lui, eh. Ma la visione di Gustavo Soldini era di andare anche all'estero. Io ero con lui sempre. È sempre il roppaggio fermo. Ma parlavi l'americano? Niente di niente, ma si sapeva quel che si voleva. Bravo. Io conoscevo la roba, te facevo gli indiani, specialmente quando si andava in Pakistan, in India, era una tragedia. Facevo gli indiani, però io volevo questo. Ecco, perfetto, storie naturalmente raccontate di una vita vissuta intorno ad una fabbrica, quella naturalmente della fabbrica dei Soldini. E naturalmente giusto è questo riconoscimento con questo parco dove tanti bambini cresceranno e forse sono anche i bambini come noi che siamo cresciuti grazie proprio al Soldini. Grazie. Quello che stamattina noi richiamiamo non solo un grande imprenditore, non solo una grande persona, ma un grande lavoratore. E una realtà come la nostra di Capolona, che è vissuta, si è sviluppata attorno al lavoro, credo che sia un riconoscimento importante di una persona che ha determinato anche i ritmi di vita. Noi ancora sentiamo la sirena a mezzogiorno, il capoluogo è determinato poi ancora da questo stile di vita, che è un po' uno stile di vita dei capolonesi, sobrio nel più delle volte, mai sopra le righe, e di questo è un qualche cosa che la cultura del lavoro, la cultura anche operaia che ci portiamo anche dietro in questa realtà, è anche un valore di come il lavoro sia fondamentale. Gustavo Soldini poi è, ricordando lui, ricordiamo tutta la famiglia, ricordiamo i suoi fratelli, ricordiamo i figli che stanno continuando. Uno dei calzaturifici, questo di Capolona, uno dei più longevi della storia dei calzaturifici in Italia, non solo in Toscana o in provincia di Arezzo. Difficilmente troviamo dopo 70 anni un calzaturificio che ancora produce che ora produce per sé più che per altri, e questo va a merito ovviamente ai fratelli Soldini e anche ai figli che si sono succeduti in questa realtà. Noi siamo ovviamente orgogliosi di questo, di avere nel territorio di Capolona questo insediamento, e siamo qui anche per riconoscere anche ai figli e ai nipoti e ovviamente a fare in modo che questo impegno che finora li ha contraddistinti possa continuare. Per noi, per Capolona è importante, ma non solo per Capolona.